tutti, ci troviamo nell'Osteria 049 nel cuore di Novara insieme a me Riccardo Franchini, Riso Perla e lo chef Pier Giorgio Marelli. Per tutti, Piero. E Piero, cosa ci proponi? Ti proporrò un risotto che abbiamo appena messo in carta ed è un risotto cacio e pepe con cozze e vongole e polvere di pancetta. Per il riso cacio e pepe, il nostro riso Roma. Poi abbiamo le nostre cozze e le nostre vongole, ne ho una parte già aperte e vengono aperte con semplicemente con olio all'aglio e peperoncino, una punta di vino bianco e basta. Poi abbiamo le cozze che useremo e le vongole per la decorazione, il pecorino romano, il burro e la polvere di pancetta che si ottiene essiccando le fette di pancetta in forno a bassa temperatura e poi vengono semplicemente frullate per ottenere una sorta di polvere. Tostiamo il riso a secco a fuoco medio. Per tostare il riso bisogna farlo scaldare e aspettare che brilli. Una volta che sarà tostato butteremo il nostro vino bianco, un brodo vegetale che utilizzeremo per la cottura, che è ottenuto da sedano, carote e cipolle con dell'acqua fredda, niente sale, niente aromi. Una leggera sfumata col vino. Appena il vino è evaporato si inizia subito con il brodo. Saremo a circa la metà della cottura, inizieremo a utilizzare l'acqua delle cozze delle vongole ottenuta dall'apertura delle cozze delle vongole che inizierà a dare un sapore al nostro risotto. Fare il risotto soprini a parte, perché non perché siamo qua noi, ma lo chef deve guardarlo a vista, deve girarlo, bagnarlo, continuamente coccolarlo. Ok, ho aggiunto le nostre cozze, le nostre vongole aperte, perché siamo quasi addirittura d'arrivo, in modo che si potranno amalgamare con il risotto. Appena questo liquido che si vede sarà quasi assorbito, come ho detto prima io spegnerò il risotto, lo lascerò rilassare 2 minuti, 3 minuti circa, coperto con un panno o con un coperchio va benissimo, e nel frangente aprirò le cozze e le vongole che ci serviranno per fare la decorazione. C'è un successore del Carnaroli? Non lo so, ora come ora non saprei, perché ci saranno sicuramente poi nuove varietà che, come diciamo, altre varietà che sono riso ribe o comunque che vengono utilizzate per fare il parboiled o comunque altri utilizzi non direttamente il risotto in padella, verranno probabilmente introdotte nuove varietà con diciamo più facilità di coltivazione anche di queste tipologie di riso con chicco più grande che vengono utilizzate di più nella ristorazione. Le cozze, le vongole in una pentola con un goccio di olio all'aglio e peperoncino. Quando si inizia a sentire soffriggere, sfumo con il vino bianco, poco e un poco più. Tendenzialmente è un discorso di 2-3 minuti. La pentola sta iniziando a fumare molto meno. A questo punto facciamo così e spegniamo. E lasciamo anche queste coperte in modo che se non sono aperte del tutto si apriranno col calore. Esattamente. Importante. Qua abbiamo del burro classico. Classico burro normalissimo, niente di particolare. Questo è il pecorino romano. Cozze le nostre vongole ancora nel guscio che utilizzeremo per decorare il piatto.